Buonasera, buonasera a tutti voi che ci seguite, io sono Gianni Colacione e è collegato in con noi anche Silvana Bononcini per quanto soltanto in audio. Riprendiamo dopo sento un saluto a Silvana, ci senti? Buonasera okay, direttore, perfetto. E buonasera grazie, agli ascoltatori buonasera della... Allora, riprendiamo le trasmissioni di Libri TV dopo la pausa estiva e avete visto che oggi appunto è un'apertura un po' particolare, c'è stato un video di ricordo di una persona Dino Marafioti e infatti volevamo pensato di aprire così oggi questa serie di trasmissioni questa serata perché Dino è stato trovato morto il 17 agosto scorso, ormai è quasi un mese, era un amico, era un compagno radicale e a tanti insomma questa cosa ci ha lasciato veramente uno stato di profonda frustrazione. Era per tutti quanti noi che siamo radicali, ovviamente in questo coinvolgo anche Silvana che ci ascolta, lui era un giornalista da molti anni di Radio Radicale, quindi una voce conosciutissima. Tu Silvana da quando lo sentivi? Penso da sempre in pratica. Più o meno da sempre, i più giovani forse adesso che hanno a disposizione tutte le tecnologie che noi non avevamo, noi quando viaggiavamo per avere le informazioni avevamo la radio e una buona parte di noi aveva comperato persino l'auricolare e viaggiava ed era vivi radicale con radio in caporaccia perché era l'unico modo di avere le notizie, di sapere della politica nostra, quindi la radio e Dino, perché in effetti da quando sono arrivato io vedevo in alcuni suoi documenti più o meno siamo arrivati nello stesso periodo ed è sempre stato una voce tipica, una voce della radio vabbè, andiamo avanti. Beh sì, insomma molti l'abbiamo iniziato a conoscere così perché tramite la radio, forse perché io penso che sia stata la voce più suadente di Radio Radicale, non a caso insomma era utilizzato e questo lo avete anche potuto vedere voi dal video di apertura di questa serata, perché era utilizzato anche per gli spottini di Radio Radicale, non era un caso. E comunque ci sono vari motivi per cui ho pensato di aprire le trasmissioni con questo ricordo. Il primo è che Dino era professionalmente parlando di un network che personalmente considero un modello di giornalismo e lui ne era una parte importante perché vi lavorava da molto tempo ed era una voce che trasmetteva sensazioni positive. Era un giornalista di esperienza. Per chi segue Radio Radicale è indimenticabile, non so se tu te lo ricordi Silvana, il suo reportage in Croazia a seguito di Marco Pannella nel capodanno del 91. Sì, no? Sì, pronto? Sì, vai. Sì, mi ricordo quello e mi ricordo Dino era un giornalista ma era anche un grandissimo militante radicale e l'ho visto, io non voglio parlare dell'amicizia, voglio parlare della persona politica e di quello che facevamo insieme e mi ha dato spesso sempre la sensazione positiva di compagnia e di lavoro di squadra. Uno dei ricordi più vecchi che ho è a Bologna, per chi conosce la città, eravamo soliti fare dei tavoli per, credo forse della campagna di Emma for President, non so, qualche tornata referendaria, non mi ricordo. Io ero in piazza 4 novembre, ero rimasta lì da sola perché ogni tanto succedeva e l'ho visto arrivare da via D'Azeglio, biondo, con un sorriso scanzonato che era poi il suo, zainetto in spalla, un saluto, poi si è seduto sulla sedia dietro il tavolo e ci siamo messi a parlare di tante cose,
aveva questa capacità di essere veramente un compagno e un militante. Quindi un'altra volta, un'altra cosa che ricordo molto bene fu una manifestazione, una marcia che facemmo a Parigi, saranno stati metà degli anni 80, i primi dei 90, c'era, andammo come cora, quindi un bel po' di anni fa, e mi fece un'intervista e lui, nelle, così a sorpresa perché non me l'aspettavo, e la capacità, in tutte le sue interviste lui ha sempre avuto la capacità e l'attenzione a sorreggerti in momento tuo eventuale di defiance. Credo che la foto più bella sia quella, non so se ero su Radicali Italiani, sul sito della radio, in cui Dino è seduto con le mani dietro la schiena, alla testa, con quel sorriso suo molto canzonatorio e molto arguto. Ecco, io, Dino era quello, io non mi aspettavo questa sua morte, non ho mai immaginato, da quanto parlavamo ultimamente, lo facevamo su Facebook al mattino, prima del notiziario, con le sue battutacce e altro, e non ho mai capito quanto profonda fosse la sua sofferenza, non mi ha dato modo. E purtroppo il problema è per chi rimane, e credo che sia una grande assenza, credo che sia una grossa perdita, perché aveva delle qualità che erano rare anche all'interno del mondo radicale. C'era un'accettazione tranquilla dell'altro, mentre in molti hanno solo uno spirito competitivo. Lui aveva grandi comprensioni, quindi credo che abbiamo perso un compagno, un amico che difficilmente dimenticheremo, e quello che mi dispiace a livello personale è il pensare a quanto lui abbia sofferto prima di arrivare a questo volo verso altre strade. Sì, io non ho detto in apertura, ma ovviamente lo volevo dire in chiusura. Dino è stato trovato morto il 17 agosto nella sua abitazione, aveva 53 anni e si è tolto la vita. Evidentemente in un certo momento, da solo, qualcosa gli è sembrato insormontabile, così, così grande da offuscargli ogni visuale. Ogni qualcosa che lo ha privato della vista, anche di un pezzettino di orizzonte per poter guardare oltre. E ovviamente siamo caduti nello sconcerto di molti, e quello che tu, di cui tu stavi parlando, questa sua anche capacità di supportare, e questa umanità, io infatti l'ho ritrovata anche in quel reportage di cui parlavamo in Croazia, quando la vicenda politica di Marco Pannella lo aveva portato lì. E non fu una cosa semplice, perché insomma c'era la guerra, era anche abbastanza rischioso, era il Capodanno. Ebbene, Dino ci fece sentire lì tutti quanti un pochino, e non mancò anche di praticamente raccontarci, oltre alla cronaca più attinente all'azione politica di Marco, che appunto stava lì per quel motivo, anche piccoli particolari umani ed emotivi che facevano parte della, purtroppo, drammaticità di quella quotidianità, delle persone che incontrava, i soldati, i militari, c'erano notazioni, c'erano piccole anche osservazioni che denotavano sicuramente una delle doti di umanità. Io, che sento la radio, Radio Radicale, da tantissimo tempo, ma generalmente la radio comunque sia, mi è successo questo, spesso mi capita, quando sento una voce o una trasmissione, appunto una voce di una trasmissione, fissa ogni giorno, spesso mi capita di idealizzare un pochino e farmi un'idea della persona che sta dietro quella voce, cosa che ovviamente non accade quando con la televisione, no, perché insomma la persona la vedi, puoi avere più, non serve idealizzare, insomma.
Ecco, con il Dino mi ero fatta un'idea e questa idea era molto rispondente a, a quando poi io, siccome ho avuto anch'io l'opportunità di conoscerlo, ed era molto rispondente un po' alla realtà della persona, una persona molto gentile, molto cortese, molto disponibile. Ci eravamo incontrati su Facebook, oltre appunto che in questo modo, diciamo così, da militanza e da ascolto radiofonico, e io ho scoperto qualche anno fa anche una sua passione, che era quella della musica. Lui era un grande appassionato di musica rock, suonava, quindi coltivava questa musica, e ho anche registrato alcuni suoi concerti che aveva fatto con una band che insieme all'amico Stefano ogni tanto cambiava composizioni, stavano sempre molto in, cioè, alla ricerca di una composizione, diciamo, perfetta. Purtroppo, come appunto tu hai accennato, il 17 agosto è stato trovato morto. Lui stava lavorando di recente, dopo un servizio molto importante e molto ben fatto che aveva fatto sul caso di Emanuele Orlandi, stava lavorando a quello che voleva far diventare un libro su questo tema, perché ha raccolto molto, molto materiale. E purtroppo io penso che poco importa quale appunto sia stato il motivo, poco importa l'oggettività del disagio vissuto, in certi momenti secondo me importanza è ciò che è percepito. E in questa, in una Roma desolata, desolante, perché era agosto, silenziosa, forse anche troppo, stava lavorando a questo progetto che spero qualcuno ovviamente porti a compimento. Sicuramente Dino lo ricorderemo sempre, e lo ricorderemo anche perché noi ascoltatori di Radio Radicale abbiamo la possibilità di ascoltarlo sempre nei suoi spot, che sono veramente intramontabili, sono di una nitidezza, di una suadenza fantastica, non credi, Silvana? Questo dimostra la sua capacità di partecipazione e di comprensione, e anche la passione che era veramente quella intramontata, almeno da quando lo conosco io. Io vorrei puntualizzare una cosa. C'è chi lo ha definito una personalità fragile per il gesto che ha fatto. Io non voglio aprire una discussione psicopatologica, non ne ho le competenze. Io so solo che Dino non era fragile, e so solo che le sofferenze che inducono a fare queste scelte a volte sono incomprensibili e feroci. Quindi lasciamo perdere e ricordiamoci la persona luminosa, radiosa che è stata, ricordiamoci il grande giornalista, l'enorme militante, e poi lasciamo perdere, ognuno si porti dietro la propria mancanza, questa mia partecipazione a questo editoriale, e è un riconoscimento di una vecchia, non so quanto amica, ma sono fatti miei e di Dino, una antica militante che ha trovato questa persona, io continuo a definirla luminosa, sul suo cammino, e ne è contenta. Mi spiace di non incontrarla più, ma sono molto onorata che mi sia successo. Ok, grazie Silvana per questi tuoi ricordi. A questo punto possiamo continuare appunto la virgola con il consueto spazio ovviamente per l'illustrazione del palinsesto. Ovviamente ringrazio Buonasera la regia. A tutti. Grazie Silvana, grazie ancora.